100S, mountain bike biammortizzata con 150 mm di corsa all'anteriore e 140 mm al posteriore. Una mountain bike al mountain che ti permette di fare le salite tranquillamente e scendere con tutta sicurezza e divertimento. La nuova Forcella RockShox con instelli da 35 mm ed escursione da 150 mm assicura più controllo e rigidità della forcella. L'ammortizzatore Manitou è appositamente studiata per questo modello di bicicletta ed è compresa di bloccaggio. È dotato di serie di attacco per il cardiofrequenzimetro e monta un attacco manubrio molto corto da 35 mm. I freni di questa bici sono SRAM Level T con disco freno da 180 mm all'anteriore e 160 mm al posteriore. Monta un cambio SRAM NX con cassetta 11-50 a 12 velocità. La guarnitura è una SRAM NX con corona da 34 denti. Subito in salita voglio vedere come si comporta, perché è giusto provarla anche in salita, non solo in discesa. Sono sul sentiero di fianco alla strada del Cippo, dove si allenava il mitico Pantani. Questo sentiero è perfetto per provare questo tipo di bici, una mountain con questo tipo di escursione. Oggi però ho avuto fortuna perché appena smesso di piovere, però devo stare attento perché ci sono le radici bagnate. È molto molto scivoloso. Questo è troppo ripido, non riesco a farlo. C'è un'umidità pazzesca, sembra di essere in Amazzonia. Mamma mia. Il posto incantato, ragazzi. Con le sospensioni bloccate ti aiuta a salire meglio, però la rapportatura non mi piace molto perché 34 davanti è un po' troppo dura per i miei gusti. Sto facendo degli strappi veramente duri. Questo è il percorso della Gavina, che normalmente si fa solo in discesa. Secondo me non va tanto bene per fare delle salite ripide. Avrei preferito un 32 o addirittura un 30 denti. Tanto si sa, queste bici dal mountain pesano un po' di più in salita rispetto a una bicicletta da cross country, quindi perché non agevolare con un rapporto più leggero? Ci siamo quasi vicino alla croce di Carpegna. Devo stare attenti alle radici, che sono come le lastre di ghiaccio. Anche in salita si fa fatica a spingere la bici, molto scivoloso. Fortuna che è uscito un po' di sole. Wow, dai che ci siamo. Ultimo strappo, ci dovremmo essere. Vai. Ecco. Che panorama. Wow. Questo è il tetto del mondo, ragazzi. Guardate che spettacolo. Wow. Bellissimo. Queste sono le condizioni del percorso, quindi adesso c'è da divertirsi. Si parte, finalmente la discesa, abbassiamo il telescopico. Via, si parte. Oh. Allora, già sento che le forcelle lavorano molto bene, anche la forcella nuova 35, wow, bella rigida, bello, percorso fantastico, un po' scivoloso, devo stare attento. Sono fermato un attimo a pulire la telecamera perché la gomma davanti mi spara a terra sull'obiettivo. È molto scivoloso, bisogna stare molto attenti, però è molto divertente. Wow!
Allora, le gomme tengono abbastanza, adesso non posso dire che sono eccezionali, ma si comportano abbastanza bene. Anche la gomma da 29, liscio. Qui sulle pietre bisogna stare un po' più attenti. Anche le radici di traverso bisogna stare attenti. Ok. Bello questo percorso, è fantastico. Bisogna sempre trovare la pressione giusta. Oh mamma, com'è leggera rispetto all'elettrico, devo stare attento. L'attacco manubrio è perfetto perché controlli la bicicletta anche nelle condizioni difficili. Qui c'è contropendenza, sassi bagnati, via. Che qui è difficile. Allora, noto solo un po' di freno che manca, ci vorrebbe un disco da 200 all'anteriore e 180 al posteriore, quindi secondo me fare un upgrade 200 davanti e 180 al posteriore sarebbe perfetto. Magari il 180 che abbiamo davanti lo portiamo dietro e acquistiamo un disco da 200 per l'anteriore. Wow. Yeah. Ma io la sento molto stabile, molto divertente, soprattutto ci potresti anche correre, la vedo molto anche come bici da enduro. Sì, terreno troppo scivoloso, sembra una giornata invernale, c'è molta foschia. Con gli occhiali mi si appannano subito perché c'è un'umidità pazzesca. Direi che per fare questi tipi di giri è fantastica. Allora, prima impressione di guida, mi trovo molto bene perché ha la stessa geometria della M100 che utilizzo quotidianamente. L'angolo sterzo di questa bici è di 66 gradi, quindi affronti facilmente le pendenze, anche quelle più estreme, riesci a fare delle belle curve, dei bei raggi senza rischiare. L'ammortizzatore posteriore funziona bene, l'unica cosa che è un po' nascosto sono i comandi, quindi per bloccarla e per regolare il ritorno. Però diciamo che una volta regolati non vai sempre lì a muovere, diciamo, i comandi, quindi ho trovato questo, tra virgolette, questa difficoltà a regolare e a chiudere l'ammortizzatore magari quando si è in salita. La forcella davanti funziona molto bene, è spettacolare, veramente sembra di avere molta più corsa rispetto a quello che offre, 150 mm di corsa. I freni li ho invertiti perché chiaramente io sono abituato a girare col destro che frena davanti come la moto, però un upgrade, come ho detto, col disco 200 davanti e 180 posteriore sarebbe ottimale. Queste gomme dell'Hutchinson, il modello Toro, come vedete sono un po' pieni di terra, quindi sono sempre chiuse, quindi non hai un gran grip in queste condizioni di terra bagnata. Però le ruote da 29 ti aiutano molto a avere controllo e quindi è più facile superare gli ostacoli e ti dà molto grip. L'unica cosa che non mi piace di questa bici credo che sia la corona, che abbia un offset sbagliato, perché quando pedalo all'indietro sull'ultimo rapporto, quindi nel rapporto più leggero, pedalando all'indietro, vedete, fa questa cosa. Questo è dovuto, secondo me, all'offset sbagliato della corona anteriore. Quindi io farei una modifica tipo prendere una corona più piccola, perché la 34 secondo me è troppo grande per fare, per affrontare le salite, per persone che magari non sono allenate e fanno un po' più fatica, prendere una 32 o addirittura una 30 e prendere un offset più interno verso il movimento centrale, così non si rischia il problema che vi ho fatto vedere. Perché ho notato, facendo la salita, la partenza da fermo, pedalando indietro per posizionarsi sui pedali, ti casca la catena e quindi hai questo problema, questo, tra virgolette, questo fastidio di sistemare la catena prima di partire. Per il resto, per il prezzo che offre Decathlon,
è incredibile per quello che offre. Quindi, facendo questi piccoli upgrade che vi ho detto, vi trovate tra le mani un mezzo che non ha nulla da invidiare le marche più blasonate. Piace la geometria della bici, molto agile, molto veloce. Ora spariamola un po' nel dritto, veloce. Oh. Oh. Ah, la 29 mangia tutto con i sassi. Oh. Oh. Anche le pigne, non gli do fastidio a questa AM100S. Direi che sospensioni approvate, quindi gli mettiamo l'adesivo approvato. Come togliere il fango dalla bici? Storia.